Ciao a tutti, sono Marco Reviglio, sono piemontese e sono campione del mondo di bowling. Questa passione per me è nata per caso perché giocavo a calcio con gli amici una domenica, piovosa come sempre. Piovendo abbiamo detto andiamo a giocare a bowling. Siamo andati a giocare e da lì mi è piaciuto, mi hanno convinto a fare un torneo, l'ho vinto ed è successo 30 anni fa. Non è un gioco, ma è praticamente uno sport. Secondo me è vero e proprio, è uno sport che serve allenarsi e andare in palestra. Per che motivo? Sicuramente per allenare un po' le gambe, perché bisogna cercare di arrivare sempre alla stessa maniera, fermi su una gamba. Ci sono tanti giocatori che giocano a due mani, li chiamano i bimani, quindi usano molto, molto la palestra per tenersi su. Io sono anche un po' fortunato perché sono mancino. E mancino è sempre portato a tanti sport, si può dire. In questo caso è avvantaggiato spesso perché le piste a sinistra si deteriorano meno. Ho iniziato da autodidatta, mi hanno aiutato poi parecchi coach, parecchi allenatori canadesi, europei, anche un finlandese addirittura. Porta un po' di sacrifici, quello sì, perché io sono sposato e ti porta sicuramente lavorando in cantiere, alla sera allenarsi, almeno ci vogliono almeno 3 volte alla settimana, e ti porta anche a giocare tutti i weekend. Fino adesso ho giocato almeno 48 volte, 48 weekend all'anno, e sono tanti, perché sono tutti tornei, campionati regionali, campionati italiani, tornei all'estero. Una delle cose più belle di questo sport è viaggiare, perché se riesci a entrare nell'ambito della nazionale, io ci sono da parecchi anni, io la prima nazionale l'ho fatta nel 91 e sono stato in Grecia. Da lì ho girato, perché con la nazionale una volta in Grecia, una volta in Sudafrica, comunque ho girato tutto il mondo quasi. Dopo tutti questi viaggi che ho fatto, l'ultimo bellissimo, a Hong Kong, dove ho vinto il campionato del mondo. Questa medaglia che ho vinto la metto insieme a altre 61 che ho vinto, tra cui un altro europeo e vari titoli italiani. Noi di fatto abbiamo vinto il titolo a squadra, 5 giocatori più la riserva in questo caso, perché noi l'abbiamo vinto proprio perché siamo un gruppo, una squadra. Abbiamo ragionato tantissimo, ci siamo concentrati e le qualificazioni sono state di praticamente 6 partite a testa. Poi la finale è stata un po' particolare perché hanno fatto una partita in 5 giocatori invece di fare 5 giocatori 5 partite. Praticamente abbiamo fatto, eravamo tutti un numero, dove io ero il numero 1, il primo a tirare, fino al numero 5 e di conseguenza il sesto tiro lo facevo di un numero 1. E quindi era una partita giocata in 5 e questo è un gioco che ti porta spesso, lo vinci senza fare strike. L'importante è non lasciare mai nessun birillo in 2 tiri, cosa che gli americani ne hanno lasciato qualcuno più di noi e hanno perso la finale del campionato del mondo. Mi farebbe piacere che le mamme, i genitori in questo caso, mandassero un po' di bambini a imparare questo sport perché è bellissimo e soprattutto mi farebbe piacere che ci fossero delle ragazze, perché abbiamo la nazionale femminile che pecchiamo un po', non abbiamo tante giocatrici, quindi non riusciamo mai a competere a livelli alti. Magari nel 2020 c'è l'europeo, mandare qualche donnina nuova a fare un europeo.